Buongiorno, io sono iscritto da vari anni a certi diritti, ma è la prima volta che intervengo, quindi è doveroso un minimo di autopresentazione. Io lavoro da 30 anni nella CGIL, ho anche alle mie spalle una militanza omosessuale quasi altrettanto consistente, di 27 anni. Mi sono occupato in CGIL di politica delle droghe e di tossicodipendenze. Poiché a quest'ora tardi nella mattinata, dopo tanti interventi così impegnativi, è difficile, come dire, attirare l'attenzione, dire qualcosa di nuovo. Gli interventi hanno avuto tutti un livello culturale, un impegno politico notevole. E poiché non voglio eludere la drammaticità di tante questioni che sono state poste, ultima la questione del divorzio drammatico tra l'efficacia politico-culturale di certi diritti e il suo quasi collasso organizzativo, cerco, a rischio di fare battute facili, di non dire cose ovvie, anche di, come dire, risvegliare l'attenzione dicendo qualcosa che uno che ha fatto 30 anni di CGIL e 27 anni di politica omosessuale, diciamo, devi cercare anche di dire qualcosa di nuovo, di non ovvio. Io vorrei dire che qui ci sono almeno due persone in questa sala che mi hanno salvato dall'infarto, da un sicuro infarto. E questo è un paradosso, perché io non sono cardiopatico. E allora, come rischi una morte per infarto avendo tutto sommato un cuore relativamente sano? E vi chiederete anche in questa sala chi sono questi medici? I nomi. Nicolino, tu hai fatto un intervento spettacolare. Consenti a me di fare un intervento non spettacolare come il tuo, ma quantomeno di mettere un elemento di suspense. C'è una vecchia battuta sui francesi che dice che i francesi hanno il cuore a sinistra ma il portafoglio a destra. Ora io, e voi direte, ma sei un mostro, te sei come dire, più strano degli amici e dei compagni intersessuali che sono intervenuti qui. Io ho il cuore nel portafoglio. Una malformazione, perché adesso vi spiego, non è una malformazione, è che io nel portafoglio ho la tessera del circolo Mario Mieli, prima iscrizione 1988, avevo 38. Ho la tessera della CGIL, prima iscrizione 1984, avevo 34 anni, rinnovata tutti gli anni. Mario Mieli alti e bassi, però adesso ce l'ho ancora. Ho avuto anche un'avventura con l'arcigheia, una vita spericolata. Da qualche anno c'è anche la tessera di certi diritti. Ora voi capite che se nel caso, data la mia malformazione, cioè avere il cuore nel portafoglio, queste tre tessere rischiano di esplodere, di confliggere tra loro. Nicolino, forse ho rimosso freddianamente una tessera, però la presidenza dice che il conto torna. Queste tre tessere esplodono, confliggono, detta in termini un po' retorici, giustizia e libertà, tradizione solidaristica, la CGIL, tradizione laico-libertaria, quindi tutta la tradizione radicale e in particolare certi diritti, sono, diciamo, questioni che culturalmente e politicamente talora vanno insieme, talora confliggono. Confliggono per tanti motivi, anche per ignoranza della gente, per incapacità e inettitudine dei propri dirigenti. E quindi il povero Giuseppe Bortone, militante plurimo, ha rischiato molte volte l'infarto. Chi ti ha salvato? Prima di tutto Gigliola Doniolo, la quale personalmente si è battuta sempre con rara capacità, secondo me anche di mediazione, diciamo, ma quando ci vuole pure di scontro e di polemica, su questi due fronti con la capacità di tenerli insieme, cosa molto difficile. Lei però ricordava alcune vittorie sue personali e della CGIL come organizzazione, come per esempio le posizioni sulla prostituzione nei documenti congressuali. E
Voi non potete neanche immaginare cos'è un documento congressuale della CGIL. Voi mi direte, sappiamo, veniamo da un partito complicato, sappiamo cos'è un congresso. Beh, un congresso della CGIL, vi assicuro, non è uno scherzo. Quindi anche noi, anche lei, non noi, anche lei ha le sue piccole o grandi vittorie alle spalle. Ma, devo dire, ho anche un medico più giovane, che è il compagno Marchese, mi pare che si chiama, Mauro Marchese, che mi guarda. Marco. Marco, Marchese lo conosco da poco, mi posso dire il nome, perché pure lui mi ha salvato dall'infarto. Ha impedito che il mio povero cuore esplodesse. Quando lui fa il discorso sul ragazzo tunisino che grazie all'intervento dell'associazione ha visto riconosciuti certi diritti che aveva ma che nessuno gli aveva spiegato, Marchese, da dirigente della CGIL, da dirigente di certi diritti, occupa uno spazio difficilissimo, come si dice adesso, un termine un po' retorico, di frontiera, e quindi in qualche modo impedisce che, diciamo, il mio povero cuore si frammenti sotto il peso di questo stress. È questo stress che io penso è all'origine di tante posizioni demagogiche sbagliate. Si è fatto riferimento alla parte peggiore del cattolicesimo italiano, ma mi preoccupa anche l'emergere, diciamo, di certe posizioni femministe da un movimento che per me è una tradizione gloriosa, che non vedo cosa abbiano a che fare né con la giustizia né con la libertà, che sono i miei due fari. Devo dire, non per citare troppe volte Gigliola Doniolo a proposito di giustizia e libertà, che quando lei nel suo intervento faceva riferimento a certi innamoramenti un pochino eccessivi nei confronti di Papa Bergoglio, non posso condividere questa sua osservazione, perché io in Papa Bergoglio vedo un grande spirito di carità, un grande spirito di umiltà, devo dire, mi dispiace dirlo, anche molti luoghi comuni. Ma giustizia, libertà, atteggiamenti rigorosi sui diritti, non solo sui diritti degli omosessuali. No, voi mi direte, c'hai la coda di paglia. Sì, c'ho anche la coda di paglia. Però vedo poi in genere poco rigore. Io ho letto dei testi del cardinale Martini, un gesuita anche lui, un principe della Chiesa anche lui. Devo dire, mi è sembrato di osservare un altro rigore, un altro livello, un'altra capacità di elaborazione teologica. Non voglio però dare lezioni ai gruppi dirigenti della Chiesa. Concludo, non ho molto altro da dire, citando di nuovo una delle persone che mi hanno salvato dall'infarto, che è sempre Marchese, che giustamente augurava un felice compleanno a Mancuso, ma si permetteva, io credo a ragione, di dare, come dire, di effettuare un richiamo ai valori liberali. La gestazione per altri è una cosa che anch'io non avrei fatto col mio compagno, così come diceva Marchese, ma il liberalismo consiste nel difendere i tuoi diritti, i diritti degli altri, anche i diritti di chi ci dà fastidio, di chi è diverso da noi. Quindi condivido quella critica, condivido perfino alcune cose che ha detto Nicolino. Oh, mamma mia, che paura. Secondo me, se uno è d'accordo, come io sono d'accordo con la relazione introduttiva che ha fatto Yuri Guaiana, è però difficile, qui forse la punta polemica di questo mio intervento, essere d'accordo con la presentazione del disegno di legge che ha fatto la senatrice Cirinna. E allora dice, perché se sei d'accordo con Nicolino, perché hai detto che su un punto non sei d'accordo? Perché la sua ricostruzione del movimento apocalittica, catastrofica, della storia del movimento omosessuale, che anch'io ho vissuto, seppure neofita rispetto a Nicolino, ricordatevi le date che vi ho raccontato, beh, non è che sia proprio tutto così. Lui ha fatto dei nomi, il nome di Franco Grillini, persona da cui ho dissentito molte volte, è un nome che io non posso sentire anche senza una certa gratitudine, lasciatemelo dire. Grazie. Grazie molto.